Buonasera, io vi do il benvenuto, sono il curatore della sezione Asia di questo museo. Siamo impressionati dal numero delle persone, molto contenti della vostra presenza qui e vi do il saluto del nostro dirigente, il sovrintendente Francesco Di Gennaro, e sono molto contenta di presentare di nuovo, perché non è la prima volta che la ospitiamo, Roberta Paravano, che con la sua associazione Etnocorea ci porta ogni anno un po' di India qui in museo. E lascio subito a lei la parola, perché tutta la serata è stata opera sua e quindi saprà trovare le parole migliori per presentarvela. E ringrazio il professor Bergonzi naturalmente di essere qui con noi e lascio la parola a Roberta. Grazie a Roberta Paravano. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Ci tengo a dire che questo evento quest'anno è stato organizzato dalla mia associazione in collaborazione con Luigi Capano, che lo vedete lì seduto alle riprese. E stasera, insomma, assisterete ad una conferenza spettacolo. Perché conferenza? Diciamo, è caratterizzata da due parti. Una parte tenuta dalla conferenza dal professor Mauro Bergonzi, che è qui con noi, lo ringraziamo tantissimo di aver partecipato a questo evento, e una parte, diciamo, spettacolo, una dimostrazione di danza classica indiana in stile Bharatanatyam. Però scusate che appoggio un attimo. Allora, dal titolo La danza cosmica nel pensiero sapienziale indiano. Faccio un po' la presentazione del professor Bergonzi, che è docente di religione e filosofie dell'India presso l'Università degli Studi di Napoli l'Orientale e socioanalista del Centro Italiano di Psicologia Analitica. A partire dagli anni 70 ha approfondito percorsi meditativi di varie tradizioni, libero da dogmi e da adesioni confessionali. Tra le sue opere ricordiamo Il sorriso segreto dell'essere, edito da Mondadori, e ci presenterà questa conferenza. Dopodiché, non qui ma nel salone, nell'atrio di entrata, ci sarà la dimostrazione di quattro pezzi tradizionali di danza classica indiana in stile Bharatanatyam. Lo stile Bharatanatyam tenuti da Lucrezia Maniscotti. Lo stile Bharatanatyam ha origini molto antiche, ma si delinea nella forma attuale solo nei primi del Novecento attraverso un'opera di codificazione e sistematizzazione di maestri e intellettuali dell'epoca. È originaria dello stato del Tamil Nadu e, diciamo, la città dove possiamo localizzarlo e dove ha sede una delle accademie più importanti, il Kalakshetra, è Chennai, Madras. La presentazione della danzatrice poi la farò giù, quindi finita la conferenza ci accomodiamo, scendiamo le scale e andiamo proprio nell'atrio, dove avete visto che abbiamo già preparato l'angolo, lo spazio della danza. Lascio la parola al professore, grazie a tutti per essere intervenuti. Oggi ovviamente non parlerò della danza indiana come arte, parlerò dei significati filosofico-religiosi della danza indiana. Sentite sempre giù? Sì. Poco? Adesso sentite meglio? No? Ma non credo che funzioni. Sì, sì, funziona. Così adesso sentite. Va bene, lo reggo in mano. Quindi parlerò degli aspetti simbolici filosofico-religiosi della danza, però va detto che la danza indiana è sempre stata a doppio filo legata con la religione, la filosofia e il pensiero sapienziale indiano. Questo traspare dall'interesse che nell'India c'è sempre stata per il corpo. In India non c'è stato quella forma di dualismo fra corpo e spirito, perlomeno nella prevalenza dei sistemi indiani, fra corpo e spirito che si trova nel mondo occidentale, che è una contrapposizione che è nata con il pensiero platonico e che poi nel cristianesimo è stata ulteriormente approfondita. Il corpo è uno dei tanti livelli di manifestazione dell'energia cosmica, però è un livello importante perché il corpo
è il riflesso sul piano microcosmico di quelle stesse forze che si trovano sul piano macrocosmico. Si chiamano devatà, devatà vuol dire divinità, e vengono usate questo termine fin da testi abbastanza antichi per indicare da un lato le forze cosmiche, le energie cosmiche dell'universo, il vento, il sole, la luna, il fuoco, e dall'altro le facoltà umane, i sensi, la capacità di parlare, la capacità di vedere e così via. Quindi c'è questa corrispondenza perché l'universo è fatto a tanti strati, che ognuno dei quali riflette la stessa organizzazione. E l'interesse per il corpo umano lo potete vedere nel campo meditativo dallo yoga, lo Hatha Yoga, che è una forma di yoga tardo ma molto diffuso, quello che conoscete qui in Occidente, ha un'infinità di posizioni, una sapienza del modo in cui, ponendo il corpo in certe posizioni, si risvegliano e si sviluppano e maturano certe energie sottili del corpo. E così anche la danza indiana ha tutta una grande quantità di posizioni, posture codificate, ognuna delle quali ha un significato anche simbolico, religioso, è collegata a strutture, a forme geometriche che a loro volta riflettono la struttura dell'universo. Persino la costruzione del teatro dove si danza o dove c'è una rappresentazione teatrale, se noi leggiamo un testo antico, Natyashastra, che è stato fatto fra il primo secolo avanti Cristo, secondo secolo dopo Cristo, questo è il periodo in cui è stato composto, voi trovate in questo testo che quando si deve approntare un palcoscenico, il posto del pubblico per una rappresentazione, tutte le misure devono essere seguire degli standard precisi e delle forme geometriche precise che ricalcano come si costruiva l'antico altare di sacrificio vedico. Stiamo parlando a partire dal 1500 avanti Cristo, perché la disposizione spaziale di queste strutture geometriche riflette la struttura del cosmo, il tempo e lo spazio. Quindi anche le posizioni del corpo, nella Bharatanatyam, se non sbaglio, esistono, per esempio, che si ritrovano in certe sculture su un tempio di Parvati, dedicato a Parvati, sono 108 posture. Quindi la conoscenza, ripeto, del corpo e il valore del corpo in India è particolarmente sottolineato. Fatta questa breve premessa, vorrei invece un attimo inquadrare alcuni dei significati principali che la danza assume come metaforicamente nel pensiero filosofico religioso indiano, il quale è stato molto influenzato, non tutto, ovviamente io sto usando delle generalizzazioni, ma c'è una grossa componente dello sviluppo storico del pensiero indiano che è stato influenzato da un'impostazione, una prospettiva non dualista. Che vuol dire non dualista? Vuol dire che l'universo non è visto come un insieme di opposti che si escludono vicendevolmente. Chi è più abituato alla mainstream, alla diciamo prevalenza del nostro pensiero filosofico, vedrà che è stato fortemente condizionato da varie forme di dualismo. Citavo prima la contrapposizione fra mente e corpo, soma psiche in Platone, che poi anima e corpo nel cristianesimo, ma anche res cogitans e res extensa nella filosofia di Cartesio. Questo è un dualismo, sono due cose che non, due opposti che si escludono a vicenda. Un'etica basata su quello che è bene, quello che è male, i quali si escludono a vicenda. L'estetica si basa su quello che è bello e quello che è brutto, i quali si escludono a vicenda. L'epistemologia si basa sulla distinzione fra vero e falso, no? Quindi noi siamo abituati a pensare così. In realtà il pensiero funziona in questo modo. Il pensiero concettuale, dal punto di vista logico, quando concepisce due opposti, sono due opposti, cioè si escludono a vicenda. Pensate lungo, corto, alto, basso, una cosa o è alta o è bassa, o è lunga o è corta, no? Quindi
Il punto qual è? Che nella nostra storia della filosofia quello che è successo è che si è trasferito questa esclusività degli opposti dal piano logico, dove è lecita, al piano della realtà. Cioè si è pensato da parte di gran parte dei sistemi filosofici occidentali che queste contrapposizioni di due opposti inconciliabili fossero anche così come è fatta la realtà, mentre nella realtà non è così. Questo dice il pensiero non dualista, perché per esempio non c'è nulla di più opposto che la salita e la discesa, ma la salita e la discesa non può esserci solo la discesa. Uno non può, se c'è un pendio, non può pensare di volere solo la discesa. Se c'è la discesa, c'è anche la salita. Salita e discesa sono due nomi opposti per indicare lo stesso pendio a seconda del punto di vista. Se sto in basso e salgo la chiamo salita, se no lo chiamo discesa. Ecco, il pensiero non dualista, che prevale in molti approcci dell'India religiosa, sottolinea questo fatto, sottolinea che gli opposti sono soltanto i picchi e le valli di un'onda che è unica. L'onda è unica, non posso togliere solo il picco perché collassa l'onda. E questa indissolubilità degli opposti è... Che succede? Si è fatta male una persona? No, si è fatto male qualcuno? Anche se si è rotto il piede con la sera. Pesante. Che non è monismo, perché il monismo afferma l'uno e nega il molteplice. Il non dualismo no, afferma contemporaneamente tutto, cioè l'universo è fatto di infinite differenze, ma non c'è nessuna reale separazione, e gli opposti non sono mutualmente esclusivi ma complementari. Questa è un po' la base che poi si articola in tanti modi diversi il pensiero non dualista. Allora, la danza ha un ruolo importante per esprimere questo aspetto della realtà. E vediamo un attimo di fare, per esempio, quando in India si cerca di raffigurare come si muove l'assoluto, io uso la parola assoluto perché i sistemi indiani sono ovviamente tanti, quindi alcuni ritengono che c'è un principio cosmico assoluto impersonale. Altri preferiscono rappresentare questo principio cosmico, il principio di tutto, attraverso una figura divina, Shiva, Vishnu, eccetera. Comunque sia, l'idea è che questo assoluto, questo essere, è tutto quanto. Anche qui noi siamo abituati filosoficamente a contrapporre l'essere al divenire. Sono due concetti, una cosa o è o diviene. Logicamente è vero. Nella realtà noi abbiamo qualcosa che rimane sempre lo stesso, ma che continua sempre a muoversi. L'universo è qualcosa che da un lato è sempre se stesso e dall'altro si muove. Quindi la idea di come si muove l'universo viene rappresentata in India da due concetti, quello di danza e quello di gioco, lila. Lila è un termine sanscrito che viene dal gioco delle fiamme del fuoco, no? Però vuol dire gioco. Allora, perché rappresentano come si muove l'universo, oppure se volete l'azione divina, che cosa fa Shiva, che cosa fa Vishnu, e dicono che giocano o danzano? Perché? Ecco, lo capiamo subito. Lo capiamo subito. Che cosa hanno in comune il gioco e la danza? Hanno in comune il fatto che sono due attività che si fanno per il solo gusto di farle. Non hanno uno scopo esterno. Per esempio, io quando danzo, io dico in generale, non sono un bravo ballerino, però insomma, quando uno danza non lo fa per andare dal punto A al punto B, come quando la mattina uno esce da casa per andare da casa al lavoro. Perché andare da casa al lavoro presuppone un fine, che è qual è? Quello di lavorare, perché qualche fine ha il lavoro, i soldi, che fine hanno i soldi, eccetera, eccetera. Quindi per capire lo scopo, il significato di un movimento, come andare da casa propria in ufficio, noi abbiamo bisogno
di inquadrare questo movimento in un insieme più ampio, che è per esempio quello di guadagnare i soldi per vivere, per pagare l'affitto, eccetera, eccetera. Ogni volta che noi ci chiediamo che senso ha un movimento, dobbiamo, per capire il suo senso, rapportarlo a qualcosa di più vasto che gli dia un significato. Esattamente come quando voi avete magari in mano un pezzetto di pietra di blu e non ha nessun senso. Poi scoprite che è la parte di un mosaico, che è l'occhio di un angelo, di un mosaico. Allora capite che qual era il suo significato, il suo senso. Ma per capirlo dovete avere una cosa più grande entro il quale questo particolare oggetto o movimento ha un senso. Questo è lecito farlo per parti dell'universo, per parti del tutto. Ma quando uno si interroga qual è il senso del tutto, oppure dove va il tutto, dove può andare? Se il tutto è tutto, non c'è nessun posto dove andare. Non si trova qualcosa di più grande dell'assoluto, del tutto, che possa conferirgli un significato. E quindi il tutto, quando se si muove, non si muove per un fine esterno a sé. Allora sta fermo e immobile? Manco per niente, l'universo si muove un sacco. Ma il movimento dell'universo non può avere un fine più grande. E allora l'unico modo di rappresentarlo è dire l'universo danza. Perché quando danzo lo faccio per il semplice piacere di muovermi, come quando il bambino gioca, lo fa per il piacere di giocare, come sanno bene gli insegnanti che cercano di usare giochi pedagogici, e i bambini lo capiscono subito e ci perdono subito il gusto, perché intuiscono che è fatto per un fine che non è quello di divertirsi. Ecco, quindi la metafora della danza ha questo significato nel pensiero non dualista, di un universo che si muove come una danza, perché non c'è nulla di più ampio che possa conferirgli da fuori un senso. L'altro aspetto interessante che riguarda il non dualismo è quando riflettiamo un momento fra il fatto che quando c'è la danza c'è anche un'altra cosa, cioè il danzatore. La danza e il danzatore sono indissolubilmente legati insieme. Quindi, se noi ci interroghiamo su qual è il rapporto fra il danzatore e la danza, possiamo intuire altri aspetti del pensiero non dualista indiano. Intanto non possiamo quasi neanche parlare di rapporto, nel senso che sono la stessa cosa, va bene? E quindi c'è un'identità. Questo vuol dire, a livello del pensiero non dualista, che quando noi vediamo tutto questo movimento, tutta questa molteplicità di cose che chiamiamo mondo, universo, la vita, la nascita, la malattia, la morte, la gioia, l'estasi, il dolore, tutte le vincite, le perdite, tutto quello che chiamiamo la mia vita, tutto quello che chiamiamo il mondo, va bene, che è un continuo vorticare di situazioni che si trasformano continuamente, questa è la danza. C'è però un aspetto che dicevo prima, che rimane sempre se stesso, l'universo in quanto tutto rimane sempre se stesso, e questo è il danzatore. Quindi c'è una differenza. Pur essendo danzatore e danza la stessa cosa, ci sono delle differenze. Il danzatore è uno solo, è sempre se stesso. La danza è fatta di movimenti che cambiano sempre. Soprattutto c'è un altro aspetto: il danzatore conosce la danza non conosce, non può conoscere il danzatore. E questo, tradotto in termini, adesso sto usando cose molto semplici, ma tradotto nei termini di certe filosofie indiane, vuol dire che non solo l'universo è un assoluto che è sempre uguale a se stesso, anche se la sua danza cambia in continuazione, ma che questo universo è un assoluto cosciente, che quella che noi chiamiamo la mia coscienza in realtà è una coscienza sola. Questa è l'idea del pensiero. E questo viene soprattutto sviluppato in scuole in cui l'assoluto è impersonale, come l'Advaita Vedanta di Shankara, e invece in altre scuole shivaite, soprattutto del Kashmir, dove si sviluppano tutti questi concetti intorno alla figura di Shiva.
Ah no, non c'è più. Quella di prima. Ah, perché si è aperto questo. Ok. Allora, diciamo subito che dobbiamo, quando parliamo di un Dio, soprattutto quando parliamo di Shiva, nello Shivaismo Kashmir e in altre scuole shivaite, ci muoviamo in un contesto non dualista. Non dualista vuol dire che non c'è separazione fra Dio e noi, che siamo le sue creature. Cioè, quando si usa Shiva, si usa un simbolo per indicare il tutto. Ogni cosa è Shiva, qualsiasi cosa è Shiva, compresi noi. E la caratteristica di Shiva è proprio la dinamica, la inesauribile creatività. Shiva è un principio, come un vulcano, è un principio, è tutto. E questo tutto scaturisce dalla sua sorgente creativa che non ha limiti, è infinita. E questa creatività produce la danza cosmica, produce noi, che siamo Shiva, esattamente Shiva. Non è che siamo creature di Shiva. Siamo Shiva. Quando Shiva, innanzitutto Shiva comincia a tirar fuori dall'universo tutto quello che sa di essere Shiva, ma la sua creatività sarebbe limitata se a un certo punto non cominciasse anche a produrre degli esseri che sono Shiva e che si sono scordati di essere Shiva. Praticamente è Dio che gioca a nascondino, però siccome non c'è nessuno al di fuori di lui, deve creare altri esseri che si sono scordati di essere lui, perché e siamo noi. Tant'è vero che alcune scuole si chiamano Pratyabhijna Hridaya, cioè il riconoscimento di Shiva nel cuore, perché ho il cuore del riconoscimento, perché è nel cuore, cioè il cuore è il centro del nostro essere, mente cuore, è lì che noi non è che ci avviciniamo a Shiva, non è che diventiamo Shiva, ci accorgiamo di essere sempre stati Shiva. È come quando uno sogna di stare in prigione. Finché stai nel sogno, tu ti senti prigioniero, cerchi di evadere, cerchi... Quando ti svegli non è che sei evaso, ti accorgi che non sei mai stato prigioniero, che quel personaggio era solo un'immagine di quello che tu eri veramente. Ecco, quindi questa danza cosmica di Shiva ha come caratteristica quella di manifestare la molteplicità e il movimento di questo mondo. Alcuni la chiamano Maya, perché la chiamano illusione, non perché sia illusoria. Secondo gli Shivaiti tutto quello che c'è è reale in quanto Shiva, ma perché ci fa credere, ci fa coinvolgere in questa danza al punto che crediamo di essere solo questo. Non ci rendiamo conto, ci rendiamo conto di ciò che cambia, ci rendiamo conto del muoversi di tutto e ci scordiamo di ciò che è sempre uguale a se stesso, cioè la nostra vera identità, cioè l'identità con l'assoluto. Questo è il punto. Quindi, come in quel famoso sogno di cui parlavo prima, noi ci troviamo immersi in un sogno che di per sé non è sbagliato, non è male, è semplicemente qualcosa che occupa tutto il nostro orizzonte, al punto che noi pensiamo di essere, come succede quando sogniamo, soltanto il protagonista del sogno. Mentre, come sapete, tutto il sogno è fatto della coscienza del dormiente, cioè della nostra coscienza. Noi siamo tutto il sogno. Però nel sogno appariamo come se fossimo solo il protagonista del sogno. Il resto ci sembra esterno a noi. E abbiamo paura di quello che ci minaccia e desideriamo quello che pensiamo di non avere. Perché ci siamo scordati che siamo tutto. Ecco, allora, la danza quindi ha, da un lato la danza cosmica, ha una funzione di oblio, ci fa scordare perché è talmente affascinante, come i sogni coinvolgenti o come i film, quando uno vede un film dove entra dentro e si scorda di stare seduto al cinema, quindi è talmente coinvolgente che ci fa dimenticare il nostro vero sé, ma nello stesso tempo la danza è diciamo la scala attraverso cui è possibile ricordarsi del proprio vero sé. Quindi ha una funzione verso il velare, verso l'illusione, ma nello stesso tempo ha una funzione verso la liberazione, il riconoscimento di quello che noi siamo e siamo sempre stati. Ecco. Allora, inoltre, ultima cosa, prima di parlare un po' più di specifico, nello specifico di Shiva che danza, è
che la danza degli opposti, ripeto, è quella di due opposti complementari. Quindi nel mondo, nella nostra esperienza, c'è piacere, ma c'è anche dolore, c'è nascita, ma c'è anche morte. Anche qui non viene fatto una opposizione per cui Dio sta solo dalla parte dei buoni, Dio è solo piacere e il dolore deriva da qualche altra cosa. Le religioni si inventano varie altre sorgenti che hanno generato il dolore, ma che non possono venire da Dio, il che entra in contraddizione naturalmente con l'idea che Dio è onnipresente e onnisciente. Quindi se è onnipresente, sta dappertutto e può tutto, non si capisce perché, anche ammesso che lui non sia l'origine del male, l'avrebbe dovuto permettere. La visione invece non dualista indiana, a proposito di Shiva Nataraja, che Shiva è la danza cosmica, e la danza cosmica ha degli aspetti terrifici, è fatta di nascita e di morte, è fatta di giustizia e ingiustizia, è fatta di bene e di male, e tutto questo è Shiva, e tutto quello che accade non lo fa Shiva alle creature, lo fa Shiva a se stesso, per la sua inesauribile creatività. E nello stesso tempo, quando si vede ciò che invece rimane sempre se stesso, allora anche quello che ci sembrava male, dolore, acquista un significato armonico nell'insieme. Come quando uno va a vedere uno spettacolo, se avete fatto caso che le fiabe finiscono e vissero tutti felici e contenti, come mai che nessuna comincia così? Immaginatevi che una fiaba si mette a raccontare com'è la vita del principe e della principessa che vivono felici e contenti, sarebbe una noia terribile, no? La mattina si svegliano, si mangiano il cornetto, facciano una bella colazione, sentono gli uccellini che cinguettano. No, la cosa interessante della fiaba è quando comincia che magari la principessina non torna più dal bosco e non si sa che fine ha fatto. Ecco, allora l'idea dell'universo come una rappresentazione è molto tipica degli indiani. Allora, la danza cosmica quindi viene rappresentata in vari modi. Noi abbiamo soprattutto intorno circa dal IX al XII secolo, nell'India del Sud, nel cosiddetto regno dei Chola, compaiono dei bellissimi bronzi, una serie di bronzi che rappresentano Shiva Nataraja. Nata vuol dire danza, Raja vuol dire re, quindi Shiva come re della danza cosmica. E questi bronzi poi hanno avuto un tale successo che ancora oggi si fanno, è un'immagine molto diffusa nell'India. E in questi bronzi è riprodotta non una sola fase, ma tutta quanta la danza cosmica, in tutti i suoi aspetti, creativi e distruttivi. La parola chiave è ritmo. Il ritmo viene da una radice indoeuropea, rut, da cui viene un antico concetto vedico, quindi molto antico, nei testi più antichi che si trovano in lingua sanscrita, si chiama rta. E rta è l'ordine cosmico. Rta è l'armonia che fa in modo che, per esempio, a una stagione se ne succede un'altra, che dopo la notte venga il giorno. È l'armonia, l'ordine del dinamismo cosmico, un concetto molto simile a quello di Tao in Cina. E il ritmo della danza è un'espressione di questo ordine. Allora, questa danza è chiamata anche Ananda Tandava, cioè la danza della beatitudine, non perché non rappresenti anche la sofferenza e la morte, ma perché, ripeto, siccome gli opposti sono complementari, quando vediamo la morte in connessione con la vita e con la nascita, capiamo l'armonia. Una cosa ovvia, che se nessuno morisse la vita finirebbe molto presto su questo pianeta, no? Per esempio. Allora, vorrei molto brevemente indicarvi alcuni aspetti di questo simbolismo. Intanto abbiamo la danza cosmica è anche una discesa dall'assoluto dall'uno al molteplice, dall'essere al divenire, ma chi assiste o chi danza attraverso la danza può innescare dal proprio cuore la risalita
dal molteplice all'uno e dal divenire all'essere. Guardate come le figure geometriche della nella danza hanno un significato, guardate qua. Bene. Non cambia. Vedete che Shiva nella posizione del Nataraja è inquadrato in due triangoli, uno con il vertice verso il basso e l'altro col vertice verso l'alto. Questi triangoli si trovano in moltissimi yantra, che sono delle figure geometriche che vengono usate meditativamente come supporto meditativo. E il triangolo col vertice in basso rappresenta la discesa dall'uno al molteplice, dall'essere al divenire, e quello invece col vertice in alto è la risalita del nostro cuore, mente, dal mondo dove ci siamo, del sogno dove ci siamo persi, diciamo, al riconoscimento in Shiva. Vedete come queste figure geometriche e tutte le figure, le 108 figure della danza Bharatanatyam, possono essere analizzate secondo questi schemi molto interessanti. Ora, se fate caso, adesso esaminiamo le mani. La mano destra superiore, cioè quella alla vostra sinistra in alto, regge una specie di clessidra, avete visto? Quello si chiama Damaru, è un tamburello che suona, e la sua forma a clessidra indica l'unione degli opposti, l'unione del maschile e del femminile. E il suono che genera indica la creazione, il ritmo, prima la creazione e poi il ritmo. Ci sono delle mitologie, anche per esempio presso gli sciamani della Siberia, dove dicono che l'universo è nato suonando un grande tamburo. Altri miti comunque parlano di un'origine, una metafora sonora dell'universo. Per esempio nell'antico Egitto si dice che nasce da una risata del dio Thoth e così via. Quindi abbiamo questo che da un lato è la nascita del suono, anche perché nei cinque elementi tradizionali dell'India lo spazio è il veicolo del suono ed è il primo, su cui poi vengono terra, acqua, fuoco, eccetera. E poi c'è il discorso del ritmo, dell'armonia cosmica, il ritmo. Invece la mano destra inferiore, quella sotto, è una mudra, cioè una posizione che si chiama proboscide d'elefante, ha questa specie di curvatura come la proboscide di un elefante. E poi vediamo che cosa significa. Andando alle braccia dall'altro lato, la mano sinistra superiore ha le dita chiamate Ardha Chandra Mudra, cioè la posizione della luna, no? Arcuate, e all'interno ci sono le fiamme del fuoco. Queste fiamme, Agni, il fuoco, che era anche un dio dell'antica religione vedica, rappresenta l'elemento di distruzione. E vedete che il tamburo è la creazione e il fuoco è la distruzione. La mano sinistra, abbiamo la mano quella in alto alla vostra sinistra, la mano in alto alla vostra sinistra è il damaru, il tamburello. Questa più bassa è la mano destra, non è la sinistra, quella a proboscide di elefante, come vedete. Ce n'è un'altra lì, che poi vedrete meglio nella prossima figura, che fa così. Questa è una mudra famosissima in India, anche il Buddha è rappresentato con questa Abhaya Mudra, vuol dire stai tranquillo, stai sereno, cioè non aver paura, va tutto bene. Ecco, questa è. Quindi la sua mano destra superiore è il tamburello, la destra inferiore è la mudra dell'assenza di paura. Invece andando sull'altro lato noi abbiamo la superiore, il fuoco, che è la distruzione, e la inferiore che passa attraverso il corpo e indica in basso a proboscide di elefante. Che cosa indica?
questa mano. Questa mano indica, come vedete, il piede sollevato. I due piedi sono importanti. Ce n'è uno che poggia saldamente a terra su una specie di nano, come vedete laggiù in basso, che è nel piede, a basso del piedistallo. Questo nano, che ha un nome particolare, Apas Marapurusha, cioè l'uomo della dimenticanza, l'uomo nell'oblio, è quell'aspetto che quando sogniamo ci fa scordare che è un sogno e ci fa coinvolgere unicamente all'interno di quello, cioè è l'illusione in cui si trova la nostra mente quando non ci riconosciamo in Shiva e quindi crediamo di essere soltanto un corpo e una mente individuale che è nato e che morirà, quindi già siamo terrorizzati e ci lasciamo prendere da tutto questo spettacolo senza contemporaneamente accorgerci di quello che è il sottofondo che noi siamo, il nostro vero sé che non nasce e che non muore. Quindi è l'incarnazione dell'ignoranza e questa ignoranza nasce dall'identificarci soltanto con un individuo. Dicevo prima, Shiva è coscienza, l'universo è un essere cosciente che guarda se stesso attraverso i nostri occhi. Quella che noi crediamo essere la nostra coscienza è un'unica coscienza. E noi siamo questa coscienza, ovviamente, unica. Invece crediamo che di essere soltanto un piccolo corpo-mente con dentro una piccola coscienza. Questo è la causa di tutto quello che noi chiamiamo egoismo, egocentrismo, quindi conflitto, quindi sofferenza. Ecco, allora, questo è rappresentato da questo demone che è l'uomo della dimenticanza, l'uomo senza che non si ricorda chi è e che quindi è egoista. E viene schiacciato dal piede di Shiva. L'altro invece piede, che è quello che la mano sinistra indica, è il, in questo sollevarsi rappresenta la liberazione, la capacità di uscire dall'illusione e di riconoscersi in Shiva. Ecco, poi ci sono tante altre cose, per esempio come avrete notato il cobra, la simbologia dei serpenti in India è molto importante, i serpenti vivono a contatto con le acque della saggezza e il cobra è considerato un animale estremamente potente e quindi rappresenta, sopra la corona spesso c'è una mezzaluna e c'è un teschio, anche se non si vede qua, e quelle strisce che vedete sono i capelli di Shiva che mentre danza vanno, come si chiamano questi quando uno si fa i buchi? Questo perché in un antico mito la dea Ganga, che sarebbe il Gange ma è una dea, a un certo punto decide di tornare sulla terra tutta insieme, questo significava distruggere completamente la terra, allora gli dei chiamano l'unico che può risolvere, che è Shiva, che si mette la testa sotto e allora il Gange, anziché tutto insieme, si divide nei mille fiumi che sono gli affluenti del Gange che scendono dall'Himalaya, tra l'altro la sede di Shiva è al nord, e quindi i capelli di Shiva rappresentano anche la dea Ganga in tutti i suoi rivoli. Ecco, quindi ecco, qui potete meglio vedere che la mano superiore è il Damaru, quell'altra è a non aver paura, l'altra indica il piede sollevato e l'altra indica il fuoco. Quindi potete vedere come in realtà in questa figura della danza di Shiva noi abbiamo rappresentati tutte le cinque attività cosmiche fondamentali che gli sono attribuite, e cioè Srishti, cioè creazione, il tamburello, no? E poi la seconda è invece la preservazione, l'aiuto, il supporto, Shtiti, che sarebbe la conservazione, che è la mano dell'assenza della paura. Poi abbiamo la distruzione, Samhara, che sarebbe quella del fuoco, e poi abbiamo l'emancipazione, la liberazione, che è quella che indica il piede sollevato. Concludo un attimo con una notazione interessante e una citazione. Cioè esistono delle convergenze interessanti fra quello che è il pensiero non dualista indiano
e le alcune implicazioni filosofiche che molti traggono dalle scoperte della fisica quantistica. Questi molti, sto parlando anche di fisici quantistici. E per fare questo vorrei leggere un piccolo passo di Capra. Lo conoscete? L'avete mai sentito? Sì. Che dice così, per avere un'idea di quella che è la danza di Shiva. Dice: in un pomeriggio di fine estate, seduto in riva all'oceano, osservavo il moto delle onde e sentivo il ritmo del mio respiro, quando all'improvviso ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza cosmica. Essendo un fisico, sapevo che la sabbia, le rocce, l'acqua e l'aria che mi circondavano erano composte da molecole e da atomi in vibrazione, e che questi a loro volta erano costituiti da particelle che interagivano tra loro, creando e distruggendo altre particelle. Tutto questo mi era noto dalle mie ricerche nella fisica delle alte energie, ma fino a quel momento ne avevo avuto esperienza solo attraverso grafici, diagrammi e teorie matematiche. Sedendo su quella spiaggia, le mie esperienze precedenti presero vita. Vidi scendere dallo spazio cascate di energia nelle quali si creavano e si distruggevano particelle con ritmi pulsanti. Vidi gli atomi degli elementi e quelli del mio corpo partecipare a questa danza cosmica di energia. Percepii il suo ritmo e ne sentii la musica, e in quel momento seppi che questa era la danza di Shiva, il dio dei danzatori adorato dagli Hindù. Nel 2004 al CERN, che sapete il centro per le ricerche subatomiche più importante d'Europa, a Ginevra, è stata inaugurata una statua di 2 metri che rappresenta Shiva Nataraja. E uno speciale targa posta al di sotto dice così: centinaia di anni fa degli artisti indiani crearono delle immagini visive di Shiva danzanti in una meravigliosa serie di bronzi. Nei nostri tempi dei fisici hanno usato la più avanzata tecnologia per raffigurare gli schemi della danza cosmica. La metafora della danza cosmica, perciò, unifica l'antica mitologia, l'arte religiosa e la fisica moderna. E in effetti, andando ad approfondire alcune implicazioni filosofiche della fisica quantistica, noi troviamo veramente interessanti convergenze col pensiero non dualista indiano. Ma questo ovviamente è un'altra storia, dove ci vorrebbe un'altra conferenza per parlare. Grazie. Ringraziamo tantissimo il professor Mauro Borgonzi, che è stato qui con noi oggi. Grazie per aver accettato il nostro invito e che ci ha introdotto, insomma, a questa tematica, a queste filosofie, a queste discipline. Allora, si prosegue la conferenza spettacolo giù nell'atrio. Chiediamo assolutamente di dare precedenza all'uso dell'ascensore alle persone più bisognose. Per cortesia, gli altri, se cortesemente, possono utilizzare le scale. Vi potete sedere sia sulla scalinata, chi può dinanzi, diciamo, a quel semicerchio di fiori che avete visto, oppure sulle panchine, chi ne ha più bisogno, insomma. Grazie.